Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi andremo a fare una ricetta napoletana, partenopea. E come si chiama? Mulingiane a pulastiello. E allora abbiamo bisogno di melanzane, salame, provola affumicata, uova, farina e pan grattato. Naturalmente avete già capito che si tratta di qualcosa di fritto, per cui verranno delle belle melanzane impanate. Naturalmente useremo olio, sale e un po' di pepe. Bene, prima cosa di tutto andiamo a lavare le melanzane sotto l'acqua e andiamo a sbucciarle. Andiamo a tagliare a fette non molto sottili le melanzane. Naturalmente le andremo a poi far compacciare e li mettiamo sotto sale. Devono stare sotto sale per un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che perdano l'amarognolo, anche se queste di seta di amarognolo ne hanno poco. La ricetta è napoletana, ma io metto il salame siciliano, che è di Sant'Angelo di Brolo. Lo vado a tagliare a fettine. È piccantino questo, eh? Ho la macchina per affettatrice, però diciamo che far vedere che so tagliare il salame, diciamo, se no zio Roberto non sa fare niente. Adesso naturalmente andremo a togliere la pellicina, che potevo benissimo togliere prima, però così è più caratteristica. Ecco qua. Il salame è bello affettato, pulito. Adesso mi vado a tagliare la provola affumicata, sempre a fettine. Tutto tagliato, adesso questo li vado a riporre in frigo, perché già il salame sta sudando. E adesso vado a sciacquarmi le melanzane e li vado a friggere. Andiamo a friggere melanzane e metto olio d'oliva, e come ben sapete metto anche un po' di olio quando friggo le melanzane di girasole, è l'unico olio di semi che consumo, e anche l'arachidi. Adesso andiamo a sciacquare le melanzane, naturalmente con acqua fredda. Li metto qui e vado ad asciugarle dall'acqua eccessiva. Bene, l'olio è caldo, vado a mettere le melanzane. Una cosa che bisogna non fare è farle cuocere tanto, perché ma se no poi si disfano, per cui gli darò una frittura in modo da renderle più saporite. Il grado di frittura di queste melanzane deve essere questo, non deve essere molto più fritta, perché se no non riusciamo a prenderla. Ecco, così va bene. Bene, la frittura è
finita e adesso vado a metterle qua per farle scolare dall'olio in modo che siano più asciutte possibile. Vengo. Bene, abbiamo tutto pronto. Adesso mi vado a sbattere le uova. E andiamo a sbatterle. Andiamo a mettere un po' di sale e un po' di pepe. Bene, vado a prendere le prime e andiamo a prepararle con salame. Ci metto un po' di provola. E prendiamo l'altra melanzana che accompagna naturalmente. Poi dopodiché vado a metterle nella farina, in questo modo. E nell'uovo. E nel pan grattato. E nel pan grattato. Se non vi ricordo. E andiamo a metterle in questo piatto pronte per essere fritte. Bene, ho preparato già la padella per friggere le nostre melanzane a fulla stiella, solamente a fuoco lento, in modo che la provola che abbiamo messo abbia il tempo di squagliarsi e formare tutt'uno con le melanzane e il salame. Bene, adesso con molta delicatezza andiamo a girarli come vedete, c'è la provola che si sta squagliando. Bene, iniziamo perché la provola si sta sciogliendo come ghiaccio al sole. Amici, buon sabato e buongiorno a tutti. Queste sono i melanzane alla stiella. Sono buonissimi. E vado a fare l'assaggio. Guardate un po' con la provola che si è sciolta e uscita fuori, ha avvolto naturalmente tutte le due fette di melanzane. Andiamo a fare l'assaggio. Poi mi era rimasta la provola, parte di provola, non ho fatto altro che tagliarla a fettine e metterla nell'uovo e nel pan grattato. Una cosa stupenda. Andiamo a fare l'assaggio. Prima assaggio la provola.
salame, è qualcosa di prelibato, sono dei sapori, la melanzana, l'uovo, la provola, il salame. Oh mamma, guardate un po'. Stavolta mi sbrigo perché sono a Ezzo se ci raffreddano. Si sente pure il pepato del salame. Una goduria. Bene, saluto tutti quelli che mi seguono, chi mi lascia i commenti che sono deliziosi, saluto mia sorella e a sabato prossimo con una nuova ricetta e buon fine settimana e buona settimana a tutti. Ciao, un bacione, fatele, sono la fine o munno.